Dal Vangelo di Giovanni. Il primo giorno della settimana, Maria di Magdala si recò al sepolcro di mattino, quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro. Corse allora e andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: «Hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove lo hanno posto». Pietro allora uscì insieme all'altro discepolo e si recarono al sepolcro. Correvano insieme tutti e due, ma l'altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. Si chinò, vide i teli posati là, ma non entrò. Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro e osservò i teli posati là e il sudario che era stato sul suo capo, non posato là con i teli, ma avvolto in un luogo a parte. Allora entrò anche l'altro discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, e vide e credette. Infatti, non avevano ancora compreso la scrittura, che cioè egli doveva risorgere dai morti. Sorelle e fratelli carissimi, la buona novella in questa mattina di Pasqua vi raggiunge dalla Villa delle Rose, da questo giardino polmone verde della città di Lanciano, che in qualche modo può farci immaginare, pensare il giardino dove c'era la tomba dalla quale Gesù è risuscitato il primo giorno dopo il sabato. Gesù, un uomo che tutti conoscono, che moltissimi ammirano, ma che pochi amano fino in fondo. Gesù, un uomo di cui conosciamo il messaggio, ma che facciamo fatica a seguire, un messaggio basato sull'amore, basato sul perdono, basato sul servizio, messaggio che potrebbe esistere anche se Gesù non fosse risorto, mentre invece noi sappiamo bene che la risurrezione di Gesù è centrale. Senza di essa la nostra fede non avrebbe senso, lo dice San Paolo scrivendo ai Corinti. Se Cristo non fosse risorto, vana, inutile sarebbe la nostra fede. Tutti sanno quando Gesù è nato, dove Gesù è nato, a Betlemme circa 2000 anni fa, perché lo sappiamo bene, la storia si divide in prima di Cristo e dopo Cristo. Tutti sanno che Gesù è vissuto per 30 anni a Nazareth. Tutti sanno che è stato ucciso dal procuratore Ponzio Pilato nell'anno 30, il 7 di aprile, a Gerusalemme, mettendolo su una croce. Così come avevano chiesto i capi del popolo, i sommi sacerdoti, gli anziani, gli scribi. Ma non tutti sanno, non tutti si preoccupano di sapere che il terzo giorno Gesù è risuscitato. Noi dobbiamo fare i conti, come fecero i conti con questo avvenimento, sia i primi discepoli che i cristiani di ogni luogo e di ogni tempo. Dobbiamo fare i conti con la tomba vuota, dobbiamo fare i conti con il sepolcro. Nel piccolo brano di Giovanni che abbiamo ascoltato per ben 7 volte ritorna la parola sepolcro, che ha la stessa radice del verbo ricordare, perché di fronte ad esso ognuno di noi può ricordare chi è, ognuno di noi può ricordare la sua identità e la sua missione, può ricordare da dove viene e dove sta andando, qual è il fine della nostra vita. Confrontarsi con la tomba, lo sappiamo per esperienza personale, è sempre difficile. Chi di noi non ha avuto lutti significativi nella propria vita? A volte sono morti i genitori, a volte sono morti i nonni, a volte sono morti i fratelli e le sorelle, a volte sono morti i figli, a volte sono morti gli amici, a volte sono morte persone care che erano importanti nella nostra esistenza. E a volte sentiamo il cuore essere oppresso dal confronto con la tomba, dal confronto con la morte. Ma al conto totale
Di tutti i morti che la storia ricorda, ne manca uno. Manca Gesù di Nazaret, il cui corpo non è rimasto nel sepolcro. Infatti, nel Vangelo che abbiamo ascoltato, non ci sono angeli che annunciano la risurrezione e spiegano come mai Gesù non è lì, nel sepolcro. Non ci sono uomini vestiti in abiti bianchi e sfolgoranti. Non c'è nessuno, ci sono solo tre persone, una donna e due uomini, che rappresentano l'intera Chiesa e nella quale possiamo riconoscerci anche noi. Ognuno di noi può prendere il posto di Maria Maddalena, ognuno di noi può prendere il posto di Pietro, ognuno di noi può prendere il posto del discepolo amato che tradizionalmente la Chiesa identifica con lo stesso apostolo Giovanni di cui abbiamo letto il brano del Vangelo, ma che forse può significare in modo più appropriato ogni discepolo autentico di Gesù morto e risorto. Può significare l'interezza della Chiesa, l'intera comunità che vuole seguire il Signore sulla strada del Calvario, ma anche sulla strada della risurrezione. Maria di Magdala la conosciamo perché ella è molto presente nei Vangeli. Per la prima volta appare nell'ottavo capitolo del Vangelo di Luca, insieme con altre donne che seguivano Gesù fin dalla Galilea e che lo mantenevano insieme con i suoi amici attraverso i loro beni. Ci dice Luca che da Maria Maddalena Gesù aveva scacciato sette demoni. Questo fatto ha fatto immaginare a tantissime persone che Maria fosse una peccatrice pubblica, identificandola così con la donna prostituta di una città non nominata, di cui Luca stesso parla nel capitolo 7 del suo Vangelo. E poi, nel corso dei secoli, Maria Maddalena, oltre che con questa donna peccatrice, è stata identificata anche con Maria di Betania, la sorella di Lazzaro e di Marta. Ovviamente sono tre persone distinte, lo possiamo capire immediatamente leggendo con attenzione i Vangeli. Maria di Magdala poi la ritroviamo ancora sotto la croce, insieme con la madre di Gesù ed insieme con il discepolo amato. E infine la ritroviamo adesso, in questo giorno, la mattina di Pasqua. Però nel suo cuore ancora non è chiaro quello che è accaduto. Nel suo cuore, così come dal punto di vista cronologico, era ancora buio, non era ancora diventato giorno, ancora non si era illuminata la sua esistenza dopo, come sarà dopo l'incontro con Gesù risorto. Maria ha buio nel suo cuore come era notte nel cuore di Giuda quando uscì dal sepolcro e come era notte nel cuore di tutti gli apostoli che si erano rinchiusi per paura nel cenacolo. Maria arriva al sepolcro e aveva un'unica preoccupazione: chi gli avesse spostato la pietra per poter terminare l'unzione del corpo di Gesù e quindi la sua sepoltura. Maria va verso un cadavere, non va verso il vivente. E quando vede che la pietra era già stata spostata, senza nemmeno affacciarsi sulla tomba, va via e corre da Pietro e dagli altri discepoli per dire: hanno portato via il Signore e non sappiamo dove lo hanno posto. I suoi occhi hanno visto ciò che era verificabile con i sensi. Non sono stati capaci, in questa fase iniziale, di andare oltre. Dopo la sua corsa verso il cenacolo, c'è la corsa di Pietro e del discepolo amato verso il Calvario, verso il sepolcro. Corrono insieme, ci ha detto Giovanni, ma il discepolo amato corre più veloce. Certamente perché era più giovane, ma certamente perché l'amore ha le ali ai piedi e non vede l'ora di potersi incontrare con il suo amato. Arriva prima questo discepolo amato, si china
nel sepolcro perché la porticina del sepolcro era piccola e bassa, come possono verificare ancora oggi coloro che volessero andare in pellegrinaggio al sepolcro di Gesù a Gerusalemme, vede quello che c'è dentro ma non entra. Aspetta che arrivi anche Pietro. Che bella immagine di chiesa è questa. Maria Maddalena nella parte femminile della chiesa, Pietro e l'altro discepolo nella parte maschile e l'altro discepolo che aspetta Pietro, perché la chiesa non è fatta da solisti, ma è appunto una comunità. Siamo nel tempo del sinodo e questa immagine plasticamente esprime davanti ai nostri occhi e all'attenzione della nostra mente e del nostro cuore ciò che la Chiesa ancora oggi dovrebbe essere. Una comunità che si attende, una comunità che riconosce le diversità, una comunità che si impegna a fare della risurrezione di Gesù il culmine, il fondamento, il cuore della propria vita di fede, perché solo con gli occhi di fede, con gli occhi della fede, solo con il cuore innamorato, noi possiamo andare oltre i dati sensibili e vedere quello che effettivamente è successo. Maria Maddalena, Pietro e l'altro discepolo, infatti, vedono tutti lo stesso episodio, ma giungono a tre considerazioni diverse. Maddalena giunge alla considerazione che il corpo di Gesù è stato portato via. Pietro dice: no, non è possibile, non può essere stato portato via, perché i teli sono al loro posto, così come erano precedentemente, solo sono come sgonfiati, perché il corpo non è più al loro interno e il sudario è rimasto appallottolato, mantenendo la forma della testa di Gesù che riempiva, che circondava. Giovanni vede le stesse cose che ha visto Pietro, ma ci dice, il discepolo amato vede le stesse cose che ha visto Pietro, ma come ci ha detto Giovanni, vede e comincia a credere. Sta a noi scegliere se vogliamo far fermare il nostro sguardo semplicemente ai dati sensibili. Sta a noi scegliere se vogliamo seguire Pietro nell'affrontare soltanto teoricamente, con l'uso della ragione, ciò che i nostri occhi hanno visto, oppure se seguire Giovanni con il cuore innamorato per vedere al di là, per vedere oltre, per capire il significato di quella tomba vuota, di quella pietra rovesciata. Io credo che a volte ci sarà capitato di essere come Maria Maddalena, fermarci ai dati sensibili e non saper andare oltre, non saper dire una parola in più. A volte siamo stati come Pietro, abbiamo acquisito la ragionevolezza della nostra religione cristiana, ma non siamo andati oltre. Ma a volte, speriamo la maggior parte delle volte, siamo stati anche noi come il discepolo amato. Abbiamo saputo utilizzare il cuore, abbiamo saputo vedere attraverso il cuore, come anche il Piccolo Principe ricorda nel suo testo, perché l'essenziale è invisibile agli occhi. Diventiamo la Chiesa che, come il discepolo amato, sa annunciare a tutti la risurrezione. Cerchiamo di avere il cuore puro, perché soltanto i puri di cuore vedranno Dio, e cerchiamo di annunciare a tutti, soprattutto in questo cambiamento dei tempi, in cui è ancora pesante la pesantezza della pandemia e soprattutto il rumore della guerra in Ucraina, ma di tutte le altre guerre presenti nel mondo, saper annunciare che il Signore è risorto e che Egli è il vivente. Santa Pasqua di risurrezione vera a tutti quanti.